Ferdinando Moretti, perché nella prima Videx Volley, quindi Serie A dal 96 al 2005, loro erano anche in quella società. Quindi tutto per ringraziare i direttori di Segoria Adriatico per questa bellissima possibilità di visitare questo luogo, soprattutto che è una grande memoria diciamo giornalistica nazionale. Quindi a noi faceva molto piacere venire con i ragazzi e qualche dirigente insieme a Fabio, perché non capita tutti i giorni poter entrare in un giornale, entrarci dalla porta principale e conoscere più da vicino questo tipo di realtà. Quindi porto i saluti miei personali, ma della squadra, dei dirigenti che in questo momento non ci sono, e della storia della Azzurrina. Non dico solo due parole, comunque è una storia che viene da lontano, intorno al 1970, c'è una grande tradizione. È vero che è un paese di 3.000 anime, ma possiamo dire chiaramente che rappresenta un intero territorio, il territorio permano, quindi non è solo focalizzata nel punto, diciamo, dove poi la società opera, che è Porta Azzurrina dal punto di vista. 220 tesserati, fai anche il rapporto di 220, quindi prendi ogni giovane del territorio, dai bambini piccoli fino alla Serie A, maschile e femminile. Quindi abbiamo Serie B, Serie C, fa piacere portare la nostra storia qui, incontrare la vostra storia. Da trasferta, chiaramente c'è un numero uno, Lorenzo. Ah, grazie. Grazie.